Io sono contento di questa partecipazione, per me è la prima volta che partecipo a questa manifestazione, soprattutto in qualità sindaco, ed è qualcosa che ritengo estremamente rilevante. In generale lo ritengo molto rilevante in questo momento storico in cui si sentono soffiare veramente venti di guerra, che la ricorrenza sia proprio in questi giorni di richiamo alla memoria. Due giorni dalla Corsa Ardeatina, siamo in una situazione in cui possiamo immaginare che sia una nuova minaccia assurda di guerra in Europa, la forza agli armamenti, tutte condizioni che richiamano discussioni importanti e di cui bisogna riflettere. Stamane, mentre venivo a Kiev, ho seguito i giornali radio, le discussioni a livello europeo, che a favore, che è contrario a una costituzione di esercito di difesa europea, molti sono contrari, in linea generale ovviamente è meglio sollevare la pace piuttosto che sollevare la guerra, ma già i romani dicevano si dispace il parabellum, e questo è un aspetto non indifferente. Consideravo che è una delle canzoni che sono il nostro cuore, all'inizio della mattina mi sono svegliato e ho trovato di quello che è una condizione che è attuale, perché chi sta combattendo sul fronte orientale dell'Europa si è trovato di quello in casa. Non vorrei mai che domani fossero scenari che poi inducano di nuovo a questa meravigliosa guerra di resistenza che ha ridato orgoglio e onore al nostro paese, che ha fatto queste vittime che sono alle nostre spalle, il cibo che non ho visto l'alba dei vent'anni. Poi per me in particolare questa cerimonia ha anche una connotazione personale, perché mia madre era nel gruppo degli arrestati insieme a Mario Pozzoni, e perché mia madre, che insegnava a scuole di frazioni di Teco, era la maestra, era una delle staffette che sono state arrestate insieme a Mario Pozzoni. Mario Pozzoni purtroppo è stato fucilato e mia madre e le sue colleghe sono state inviate, condannate a morte e poi commutate nella deportazione. Sono riuscite in qualche modo a fuggire a Cuneo e si sono nascoste per 2 anni, e questo è qualche cosa che madre non me l'ha mai raccontato, per assurdo l'ho preso in età già media avanzata, però è qualche cosa che sta nell'anima, anche perché il fratello di Mario Pozzoni, Rino Pozzoni, era mio padrino ed è stata una persona indimenticabile nella mia vita, per l'esempio e la formazione. Quindi ben vengano queste cerimonie che servono a richiamare il ricordo collettivo e a richiamare da un lato gli orrori della guerra e dall'altro l'orgoglio di appartenenza a una propria terra. Quindi io ringrazio tutte le organizzazioni che promuovono questo, vi prometto sicuramente di essere qui il prossimo anno, quando ci sarà il 100° anno, quindi la ricorrenza. Non avevo realizzato che Valletta avesse 14 anni, visto adesso il cibo è una cosa che fa orrore, infatti si capiva che era un ragazzino, quella bellissima foto sorridente che c'è sui manifesti, orgoglioso di avere questa divisa di appartenenza, morire a 14 anni è una cosa che veramente è disgraziata. Quindi grazie a tutti. Grazie, io mi unisco alle parole del sindaco della città di Pieve di Teco, che qua ci ospita di fronte a questo cippo. Vi porto i saluti della città di Albenga, medaglia d'oro al valor civile, che è onorata di poter presenziare a questi momenti dove la memoria è il faro nella notte, in quella notte buia che ha visto il nostro paese precipitare nell'orrore. E grazie alla resistenza, lo ha detto prima il sindaco, e purtroppo grazie al sangue, anche giovane, che è stato versato, siamo riusciti a lavare l'onta che il ventennio del fascismo, del nazifascismo, ha portato alla rovina la nostra bellissima Italia.
grazie quindi alla resistenza che qua celebriamo purtroppo con i suoi anche giovani morti, grazie a Roberto Di Ferro, medaglia d'oro a valor militare, l'Italia si è potuta riscattare ed è nostro compito come istituzioni, come cittadini, come ampi, guardare ai giovani, perché attraverso l'educazione, attraverso la scuola si possano creare occasioni di confronto, occasioni dove la memoria venga sollecitata e riscoperta affinché, come è già stato detto, nulla di più brutto possa di nuovo accadere. E ancora grazie per la partecipazione, grazie a coloro che hanno donato la vita per la nostra libertà. Buongiorno a tutti, non mi aspettavo questa richiesta, comunque ben volentieri vi porto un saluto dell'Istituto Storico della Resistenza e di tutte le associazioni combattentistiche, l'AMPI, l'SVL che fanno parte dell'Istituto. Ringrazio il Comune di Pieve di Teco, il sindaco, il neo sindaco, che tra l'altro siamo quasi compaesani, e il rappresentante del Comune di Albenga e soprattutto l'AMPI di Albenga che organizza tutti gli anni questo incontro. Qui ricordiamo Valetta, un ragazzo di 14 anni che si è schierato, ha scelto, come si dice, di stare dalla parte della libertà, della democrazia, di opporsi all'occupazione tedesca e al regime fascista. È stato un esempio importante, una delle 6 medaglie d'oro della resistenza della nostra provincia ed ha contribuito col suo sacrificio a far ottenere alla nostra provincia la medaglia d'oro al valor militare della resistenza. La nostra provincia, come tutti sanno, è stata un momento importante della guerra di liberazione, ha avuto più di 600 caduti militari, 600 partigiani e ha quasi 800 deportati nei campi di concentramento. Sentivo il sindaco che ricordava la vicenda della mamma e comunque nella nostra provincia sono stati deportati in Germania quasi 800 persone. Quindi abbiamo dato un contributo notevole, essendoci anche il fronte sulla nostra provincia, che ha creato notevoli difficoltà, perché soprattutto i rastrellamenti dell'ultimo anno, perché i tedeschi cominciavano a pensare di ritirarsi e quindi volevano l'entroterra libero, e hanno intensificato questi rastrellamenti in modo molto 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 intenso. Questo ha creato grandi difficoltà, ha creato purtroppo molti morti e tanti tanti martiri. Credo che sia importante ricordare queste cose non tanto per, come dire, così per nostalgia. Io credo che la memoria debba essere un momento importante perché è necessario ricordare e venerare per certi versi tutti coloro che si sono sacrificati, ma la memoria è importante soprattutto per il futuro. Se noi non conosciamo le cose che ci hanno portato alla situazione attuale, se noi non sappiamo perché oggi siamo qui e perché viviamo in democrazia, in libertà e in una Costituzione varata dalla Resistenza, non capiamo in che situazione siamo e non capiamo soprattutto che cosa fare per il nostro futuro, e soprattutto i giovani, se non sanno cos'è stata la resistenza, se non comprendono bene il sacrificio che la democrazia e la libertà è costata al nostro paese, è difficile che poi si impegnino per un futuro migliore. Quindi io concludo e riporto il saluto dell'Istituto perché penso che la libertà e la democrazia non siano conquiste una volta per sempre. Le conquiste della democrazia e della libertà vanno alimentate, vanno mantenute, vanno sostenute continuamente, perché il rischio, come diceva il sindaco, per la pace, la democrazia e la libertà è sempre incombente. Quindi grazie all'AMPI che lavora in questa direzione e grazie a tutti voi che siete presenti. Grazie. Questa occasione è sempre un momento che inevitabilmente comporta commozione per tutti quanti noi che conosciamo e abbiamo una storia, se non per età perlomeno
familiare, come credo presenti. Ora venire a commemorare Roberto Di Ferro è un momento in cui inevitabilmente, così vado bene, è un momento in cui inevitabilmente torniamo a vivere quei momenti che, perlomeno nel ricordo, a vivere quei momenti che hanno vissuto le nostre genti. La storia di Roberto Di Ferro la conoscete tutti, un ragazzo nato con una famiglia proveniva da Malvicino, ma era ormai albenganese a tutti gli effetti, un ragazzo di 14 anni che aveva adottato, scelto, abbracciato quelli che erano i valori che i partigiani e i resistenti antifascisti di allora gli raccontavano, che scelse di partecipare alla lotta partigiana consapevole dei rischi che questa comportava e che con altri partigiani venne catturato qui vicino a Trovasta e dopo un massacro umano a cui fu sottoposto, perché si dice i tedeschi pensavano che essendo il più giovane avrebbe ceduto alle pressioni fisiche, ai maltrattamenti, alle ingiurie e a quant'altro, e avrebbe quindi svelato i nomi dei compagni partigiani. Lui diede una prova di coraggio che credo nessuno di noi è in grado di immaginare, a nessuno di noi è in grado di immaginare, soprattutto in un ragazzo di 14 anni. Ora inevitabilmente noi abbiamo davanti alla mente i 14 anni, i 16 anni, i 20 anni di oggi, non ci avrà dei figli di quell'età, e ci chiediamo che cosa è stato per quel ragazzo, cosa sono stati per quel ragazzo quei momenti. Io credo, non sono mai riuscito ad immaginare, onestamente, non sono mai riuscito ad immaginare il dolore, tutto quello che questo comporta. Bene, Roberto Di Ferro è la più giovane vittima della Resistenza. Questo è già un dato che di per sé ci deve far riflettere. Medaglia d'oro, ci è stato ricordato, medaglia d'oro al valor militare. Credo la figura più integerrima che la Resistenza abbia espresso in quei 21 mesi dell'occupazione nazifascista delle nostre terre. Certamente Roberto Di Ferro non è l'unico giovane, abbiamo visto prima nella lapide dei caduti di Pieve di Teco l'età media dei ragazzi che hanno, ragazzi, lo chiamo ragazzi, dalla mia età me lo posso permettere, era così, però erano tutti giovani di 20, 24, 25 anni, caduti per seguire un ideale, per uscire da quello che era stato uno dei periodi più bui della storia del nostro paese. Correndo qui la nostra valle, venendo su, io credo non ci sia un paese che non ha i suoi caduti, che non ha le sue vittime della guerra partigiana. Lo ricordava ancora male il presidente dell'Isere, l'Imperia prima, i tedeschi avevano costituito in queste vallate gli sbocchi possibili per oramai, si diceva, imminente ritirata. Pieve di Teco era diventato uno di questi capisaldi. Il compianto Francesco Biga scrive in uno dei suoi libri che il 10 di settembre, cioè sostanzialmente due giorni dopo l'annuncio ufficiale dell'armistizio, quindi il 10 settembre del 43, 700 tedeschi si insediarono a Pieve di Teco. Ora, sì, come diceva prima, oggi sono 1500 abitanti, non oso pensare che nel 43 fossero molti di più. Immaginiamo cosa ha significato per quella gente avere in un paesino di 1500-2000 abitanti 700 occupanti nazifascisti. Io dico nazifascisti perché spesso e volentieri ci creiamo l'alibi che erano i tedeschi, che erano i nazisti. Non è solo quello, sappiamo cos'è stato il fascismo, sappiamo cosa ha comportato il fascismo per le nostre terre e bisogna che ci chiediamo perché popolazioni
semplici come quelle dei nostri paesi, delle nostre vallate, certamente non politicizzati, decisero di aderire al fascismo, decisero di aderire alla lotta contro il fascismo. Perché? Perché evidentemente, voglio dire, il fascismo aveva mostrato tutte quelle che erano le sue impronte, dalla violenza politica iniziale, che è quella che risale agli albori del fascismo. Io non voglio dire che oggi si vedano di nuovo segnali di quel genere, però certamente, certamente gli inizi del fascismo furono caratterizzati dalla violenza. Enrico Matteotti è un esempio per tutti, ma sono mille altri i fenomeni che possiamo raccontare e verificare e leggere sui libri di storia. Perché quelle popolazioni aderirono a questa lotta? Perché erano state oppresse, avevano visto i figli chiamati a morire in guerre assurde e avevano deciso di dire basta a un regime che si era sostenuto e fatto sostenere da una casa reale che poi, quando è stato il momento della resa dei conti, ha pensato bene di scappare e di lasciare il paese allo sbando, perché, come ci ricordano in questi giorni, sarebbe bastato un re un po' meno pusillanime intanto per bloccare la marcia su Roma e poi, il giorno dell'8 settembre, impedire ai tedeschi di occupare. Però questa è la storia e quindi la lotta che questi ragazzi avevano capito bisognava combattere era quella per cambiare registro, per cambiare questo paese, per cercare di crescere nei valori della democrazia e della libertà. E per questo arrivarono a un sacrificio estremo, come Roberto Di Ferro, molti altri lasciarono la loro vita su questa strada. Quindi noi abbiamo un dovere da questo punto di vista di non rendere vano quel loro sacrificio. Il frutto di quel sacrificio certamente è la Costituzione italiana ed è un regalo che loro ci hanno fatto e che noi, dicevo, non possiamo sprecare. I valori che in essa sono contenuti sono noti a tutti, ma noti a tutti secondo me è un eufemismo, poi dirò perché. Noi, dicevo, abbiamo il dovere di far sì che quell'input, quell'indirizzo che è nella Costituzione sia il patrimonio più diffuso possibile che possiamo fare. E per questo io credo dobbiamo sapere che nella Costituzione sono previsti e sono sanciti finalmente dei diritti, diritti che prima non esistevano. I diritti sono quelli del lavoro, sono quelli della scuola, sono quelli della sanità, sono quelli della libertà di professare la propria idea, politica e altro. Libertà di associazione e io credo abbiamo tutti quanti davanti a noi ancora presenti i fatti che sono successi alla Camera del Lavoro di Roma, non sono bei segnali quelli. È per questo che ritengo dobbiamo seguire un percorso che fa della Costituzione un caposaldo. C'è un altro aspetto nella Carta Costituzionale che è quanto mai attuale. Il sindaco Di Pieve nel suo intervento prima citava una parola che pensavamo fosse cancellata dal vocabolario di noi italiani, di noi europei, che è quel brutto termine che risponde alla parola guerra. Nella Costituzione ha detto chiaro il Presidente Mattarella, da uomo saggio, ancora nei giorni scorsi, ha fatto un richiamo molto puntuale, molto presente su questo tema. Noi non dobbiamo rincorrere la logica della guerra, perché è una logica che ci porta in un vicolo cieco, in un vicolo pericoloso. Quindi io credo che noi dobbiamo riaffermare con forza che l'Italia non si deve prestare a idee che dicono di inviare i soldati italiani in guerra, perché è un percorso pericoloso, è un percorso pericoloso. C'è una riflessione nelle cose che diceva Mattarella, me lo sono scritto, ma adesso non ve lo leggo, però il richiamo che Mattarella fa è in questo senso. Le guerre che oggi ci sono, pensiamo, la televisione ce le propina tutti i giorni, pensiamo a quello che succede in Ucraina, ma pensiamo a quello che succede a Gaza. Con questi fatti, quanti
futuri terroristi, o meglio, quanti futuri estremisti noi andiamo a creare. Pensiamoci, perché questo è il conto che la storia ci presenterà un domani, se non ce ne presenta uno ancora più pericoloso. Io non vi voglio tediare, perché credo che tutti quanti voi conosciate la storia di Roberto Di Ferro, la storia degli altri partigiani meglio sottoscritta. Voglio però dirvi una cosa: io credo che la Costituzione è un bel libro. È un bel libro che probabilmente non è conosciuto da tutti noi. Probabilmente tutti quanti noi lo dovremmo approfondire, ma soprattutto dovremmo avere la capacità di farlo conoscere, di farlo approfondire, di saperlo leggere, di saperlo spiegare, perché credetemi, nei suoi contenuti è veramente un bel libro. Quindi facciamo un lavoro affinché questo sia il messaggio che noi riusciamo a dare ai giovani, portandolo nelle scuole, portandolo nelle attività che so che l'AMPI di Albenga, di Alassio, ma di tutta la provincia, fanno in questo senso. Cerchiamo di far ragionare i giovani su quelli che sono i contenuti della Costituzione, perché all'interno della Costituzione ci sono i loro diritti, c'è la loro possibilità di vivere in un paese democratico in concordia con gli altri cittadini. E io credo, mi posso permettere di dare un suggerimento, e uso un termine che non è molto italiano, ma che va molto di moda, credo che la figura di Roberto Di Ferro, per quello che ha significato, per l'immagine che ha, per quello che ha espresso, per i valori che lui ha abbracciato, sia una figura che si presta molto più di altre a essere compresa e spiegata ai giovani, ed è attraverso la figura di Roberto Di Ferro che noi dobbiamo creare questo ponte e questo collegamento con i giovani di oggi e con i giovani di domani, perché credo che in questo modo sia anche il modo migliore per rendere onore e omaggio a Roberto Di Ferro e al sacrificio che lui ha fatto per tutti noi.